C'è una sibaritide che soffre il momento di congiuntura economica, è quella che fa i conti realmente con il quid. Giovani imprenditori come Fulvio Morrone sono sulle barricate. Come vanno le cose in questa zona? Ma le cose vanno male, come purtroppo la situazione è negativa, come ormai sappiamo tutti, in tutta Italia, in tutto il mondo. Purtroppo nella nostra piana di Sibari questa situazione si acuisce, Emilio. Noi siamo un'impresa, insomma, stiamo cercando ora di ripartire dopo una serie di casse integrazioni che abbiamo attivato nei mesi precedenti. Abbiamo dovuto anche attuare un ridimensionamento del personale e una riduzione dei turni lavorativi. E quindi niente, combattiamo per sopravvivere. Si parla di una ripresa che dovrebbe esserci per il 2014, una ripresa che tra l'altro prevederebbe un non ritorno a quelli che erano i volumi di vendita dei periodi pre-crisi, quindi pre-2008. La situazione è difficile, qui guarda, francamente si parla dei giovani che comunque dovrebbero cercare di infondere un certo ottimismo. Emi, io fino a qualche anno fa, ti do del tu se me lo No, non c'è consenti, problema. io fino a qualche anno fa riuscivo a essere anche molto ottimista. Ho avuto la fortuna di ritrovarmi in questa azienda come dirigente, quindi è una gran fortuna rispetto a dei miei coetanei, altri giovani, insomma, che non hanno avuto questa opportunità. E questo ovviamente mi portava a essere molto ottimista. Ora invece incomincio a essere stanco, incomincio a sentirmi abbandonato, ma non sono abbandonato io, sono abbandonate tutte le imprese di questo territorio. Io non so quale strada hai dovuto percorrere per raggiungere il nostro stabilimento, però un'azienda come la nostra, che ha una storia di 50 anni, che ha venduto i propri prodotti in tutto il mondo, che è non per detta mia certamente, ma per quanto detto dai veri industriali che abbiamo in Italia, siamo stati sempre rispettati e stimati per il grande lavoro che è stato fatto in questo territorio disagiato. E oggigiorno siamo abbandonati, le strade per raggiungerci sono piene di buche. Sono a rischio frana, qua addirittura Emilio abbiamo un ponte, questo famigerato ponte di Inziti. Perché famigerato? Perché è stato finanziato decine di volte, non lo esagero dicendo decine di volte. I lavori dovevano partire, hanno posato non so quante prime pietre e in effetti però questo ponte è sotto gli occhi di tutti. Ci sono questi pilastri, i campati in aria, pare che il progettista aveva sbagliato, qualcuno si è preso questi soldi. Avevamo preparato un fascicolo di oltre 200 pagine per denunciare la cosa alla Procura della Repubblica. Siamo stati in qualche modo velatamente fermati dall'intrapresa di questa iniziativa perché si è parlato dell'ospedale unico che dovrebbe nascere proprio a pochi chilometri dal nostro stabilimento e questo chiaramente farebbe sì che dovrebbero essere realizzate una serie di opere viarie, infrastrutturali che consentirebbero l'allacciamento di questo stabilimento alla 106 direttamente, quindi a 2 km. Perfetto, lo sfogo era legittimo. Diciamo che Fulvio Morrone rappresenta un'azienda, adesso la pubblicità, che è operante da 50 anni nell'edilizia. Diciamo che opera su Corigliano. Questa Corigliano, lo dico anche a chi un po' sorride alla politica come il giovane imprenditore Fulvio, questa Corigliano che viene indicata come regno dell'edilizia sfrenata. Ma allora c'è qualcosa che non ci torna, come si pratica. Edilizia sfrenata, Corigliano cementificata, ma voi che lavorate nell'edilizia che siete in crisi. Cos'è che No, ci sfugge? bisogna fare una precisazione, la domanda è calzante e la precisazione è questa, per quanto riguarda le quote di mercato, Corigliano non rappresenta nulla per la nostra azienda, noi non sopravviveremmo solo con Corigliano, vendiamo appunto in tutta Italia, insomma, quindi se fosse solo Corigliano avremmo chiuso già da tanto. Emilio, che ti devo dire? Sono anche i miei clienti, alla fine queste persone di cui magari si tenta di parlare, io non lo so, c'è stato qualche responsabilità, ci sarà. Probabilmente da andare a individuare, non lo so, nei comuni, in chi doveva vigilare e non ha vigilato. Effettivamente, che ci sia stato una massiccia opera di cementificazione nel nostro territorio è evidente, come poterlo negare? Certo non spetta a me poi andare a fare denunce di questo tipo, noi abbiamo già i nostri problemi. È giusto però battersi in tutti i modi per la legalità.
Emilio, bisogna battersi per la legalità. A me, guarda, io un passaggio che non avrei voluto fare, ma ora me l'hai stimolato, riguardo un po' la politica, perché io sai cosa penso, mo magari starò antipatico a parecchie persone, ne sono sicuro e mi dispiace, però devo dire quello che penso. Se noi ci troviamo in questo modo, in questa situazione, in Italia non solo a Corigliano, la responsabilità è di qualcuno, principalmente di chi può essere, di chi amministrava la cosa pubblica. Il problema qual è? È che non avviene un ricambio generazionale, Emilio, perché qui noi siamo cornuti e mazziati, fammelo passare, perché cornuti e mazziati? È semplicissimo il concetto. Perché noi giovani siamo quelli coloro i quali ora pagano le conseguenze di chi ha speculato, di chi si è fatto i cazzi propri sulla pelle degli altri. Allora a questo punto ti verrebbe da dire, beh, ci avete danneggiato, ci avete tarpato le ali? Probabilmente sì, allora dateci spazio. Non mi riferisco a me perché non ho intenzione di fare politica, però per chi fa politica, date spazio a questi giovani nei partiti, invece no, cornuti e mazziati, perché dobbiamo pagare i danni delle vecchie generazioni, ma queste vecchie generazioni però non ammettono un ricambio generazionale, devono rimanere arroccati nei loro centri di potere. Questo per quanto riguarda la politica. Questo e voglio anche lanciare una cosa ai miei coetanei. Sull'impresa, chiedo perdono. Sull'impresa funziona lo stesso meccanismo, cioè che pagano le nuove leve e i vecchi marpioni vanno avanti comunque. Ma, sì, lo sai perché? Non è che sono già partiti perdenti, perché non ci sono posti di lavoro, i ragazzi qui non hanno opportunità, Emilio, se le aziende vanno male e le aziende stesse, qua guarda che fare gli imprenditori, guarda, io non lo so perché, nell'immaginario della gente l'imprenditore è visto come un prenditore, Emilio, è così. Ma non è così. C'è qualche vecchia storia di 488. Esatto, ma ci sarà sicuramente che hanno danneggiato poi quelli che seriamente hanno voluto fare le 488. Senti, la Silk ha attinto a delle 488 in passato. Tutto a posto, tutto legittimo, gli investimenti sono stati fatti, è aumentata la capacità produttiva. Quindi c'è chi ha utilizzato quei fondi ritenuti indispensabili per la sopravvivenza delle aziende stesse, poi c'è chi se li è fregati questi soldi. Però gli imprenditori seri, come appunto, no? Quando c'erano gli effetti di problemi, fenomeni, Printec e Sensitec, per le due, quelli che ricordiamo, perché siete stati con gli occhi chiusi? Perché avete guardato dall'altra parte? Ma guarda, Emilio, come si poteva intervenire in delle dinamiche dove tra l'altro poi è intervenuta la magistratura, poi noi, io ora sono un invitato permanente del consiglio direttivo di Convindustria, all'epoca ero un ragazzino, quindi anche volendo non avrei avuto voce in capitolo, sicuramente qualcuno se ne sarebbe dovuto interessare. Però, guarda, fammi ritornare sul passaggio degli imprenditori in qualche modo anche vittime di questo sistema. Le strade sono abbandonate, qui non hai connessioni a internet. Nel 2012, se vuoi aprirti una linea telefonica nella zona industriale ASI, è una tragedia. Allora qualcuno direbbe, sì, ma voi siete un'azienda nata quasi a ridosso del centro storico, che andate cercando? Non è questa la zona di sviluppo industriale. Qua invece ci sono delle importanti realtà, io alle mie spalle qua ho i colleghi che operano nel mio stesso settore, che sono i fratelli Madeo, hanno una bella realtà aziendale, c'è l'Olearia Geraci che prende premi ogni anno, Figoli. C'è l'Olearia di Pisani, ho visto Figoli. C'è Figoli, ci sono belle realtà aziendali, ma qua siamo abbandonati. Una, guarda, mi capita correntemente che rimaniamo senza linee telefoniche per due settimane, la DSL funziona e non funziona, le strade sono disastrate, ma poi l'ingresso autostradale qua a Sibari, ma com'è che queste da due anni? Ma sono cose pazzesche. Emi, la nostra competitività è resa possibile dalle vie di comunicazione e dalle infrastrutture. Più è difficile raggiungere un mio cliente, più il mio costo per raggiungerlo aumenta e il prodotto mio diventa meno competitivo perché è caricato da costi ulteriori. Voglio fare un passaggio contro una certa politica. Qualche anno fa si era aperta una importante prospettiva che noi aziendalmente parlando abbiamo studiato con molta attenzione e riguardava questa tratta da percorrere con le navi che avrebbe collegato il porto e che ha collegato, devo dire, il porto di Corigliano al porto di Catania. A quel punto, visto che soprattutto per quanto mi riguarda abbiamo importanti interessi in Sicilia, il mercato della Sicilia per noi rappresenta un 25% del nostro mercato,
Era una grandissima opportunità, ti spiego brevemente perché. Perché le aziende del mio settore che sono presenti in Sicilia, come ormai è arcinoto, sono aziende che comunque hanno goduto di un certo assistenzialismo. La Sicilia è una regione a statuto speciale, c'è una commissione, prendono fondi, a volte non conviene quasi nemmeno lavorare per certe aziende. Quindi è importante per un'azienda calabrese riuscire ad acquisire in quel contesto delle quote di mercato. Ebbene, quella nave avrebbe consentito alla nostra azienda anche di attuare una notevole crescita delle vendite, perché io avrei avuto un risparmio sul prodotto, avrei dato ai miei clienti un risparmio sul prodotto finale di circa il 25%. Ti domanderai, e allora, e qualcuno se l'è domandato, e come mai la Sicilia non l'ha sfruttato, ma che imprenditori, Monelli, Piscoli, come mai Emilio? Perché noi ci siamo attivati, siamo andati in Sicilia. Anzi, faccio la domanda, come mai i meritori non l'hanno sfruttata e come mai la nave non c'è più? Semplicissimo. Forse allora, stessa cosa. Ci siamo avviati in Sicilia, abbiamo fatto degli incontri con le più grosse ditte di trasporto che potevano essere interessati a utilizzare questa tratta. Effettivamente, di fronte all'analisi dei costi, tutto sembrava, la palesiana sembrava splendido. Il problema qual è stato? Che i trasportatori mi hanno giustamente detto, andando ad analizzare le carte, ma guarda che qui noi non sappiamo, sappiamo che c'è la tratta, ma non c'è scritto da nessuna parte che la tratta è garantita pure per il futuro, e noi andiamo a fare un'operazione del genere. Apri gli occhi, Fulvio, mi hanno detto. Effettivamente ho aperto gli occhi, ho fatto una riflessione semplicissima, ho detto: se io vado ora ad abbassare i prezzi nel mercato siciliano per acquisire nuove quote di mercato e nel mio settore aumentare di un 5% i prezzi, guarda, è un impegno, ci vogliono anni. Avrei acquisito quote di mercato. Se poi avessero soppresso questa tratta, io come, sarei sparito. Come è avvenuto, Emilio? Allora faccio una domanda all'imprenditore. Questa esperienza, che cosa nel caso specifico della nave ti ha fatto pensare che c'era una bella fregatura? Mi hanno fatto pensare che i politici devono fare le persone serie. Dovete, e io mi rivolgo a loro, fare le persone serie, perché quando voi fate queste iniziative, le iniziative per gli imprenditori vanno programmate a 5-10 anni, non a 1, a 2. Ma me lo dite chi è quel cretino di imprenditore che cambia le sue tecniche commerciali sulla scorta di un'iniziativa che ora può durare estemporanea e poi non si sa quanto durerà ancora? Possiamo fare una domanda un po' ingenua? Sì, lo vediamo andando in giro che c'è crisi, quindi abbiamo piacere che ce ne parli un giovane, perché insomma siamo anche stanchi, sì, per il gusto ultimamente stanco dei ciucci vecchi, diciamo noi, quindi preferiamo cavalli giovani. Però vediamo imprenditori che scialano. Personalmente no, come funziona questa cosa? Oh, guarda Emilio, io... Cioè, io sono sicuro che pare che non abbiano crisi. Dire, qua forse si parla di qualche imprenditore che effettivamente non dà i dovuti diritti, non concede, a parte che già un diritto non è una concessione, non avviene per concessione. È un dovere. Quindi non riconosce quei diritti ai propri dipendenti. E questo è un problema di cui si parla spesso. Poi nessuno fa nomi. Io francamente non posso certo farli io i nomi, perché io mi guardo la mia realtà. I miei dipendenti sono in giro, sono padri di famiglia, vivono a Rossano, a Corigliano, nei paesi limitrofi, e loro sanno, è risaputo che la mia azienda riconosce tutti i doveri ai dipendenti. Qualcuno non lo fa, questo crea veramente una povertà incredibile, una povertà soprattutto morale, è una cosa vergognosa. È una cosa vergognosa che una persona lavora e non gli venga riconosciuto quello che si merita, quello che gli è dovuto. Insomma, non si pagano i contributi, parliamoci chiaro, c'è qualcuno che non paga. Si parla di tutte queste cose, di e sindacati e gli ispettori del lavoro. Guarda, i sindacati, tra alcuni quali... Sembra quasi un'intervista tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. No, perché con i sindacati io ho ottimi rapporti. La CGIL è entrata in questa azienda, comunque i sindacati sono entrati in questa azienda quando sono venuti in piana di Sibari, erano all'Enel, che allora contava centinaia di dipendenti, alla SILC S.p.A. Da noi svolgono le assemblee. Ma in generale poi dalle parti dove stanno? E non lo so che cosa fanno, se non ce li fanno entrare, oppure probabilmente loro non hanno nemmeno il potere per poter fare qualcosa, perché questi giovani poi devono poter denunciare. Allora tu con chi te la prendi ora? Allora mo me la prendo con i giovani che vengono sottopagati, sarebbe il colmo. Anche quei giovani si attaccano a quel misero posto di lavoro che gli è stato riconosciuto. È uno stato di bisogno che si viene. Uno stato di bisogno, il sindacato da un lato
non sarebbe giusto prendersela con loro, hanno le mani legate perché se non c'è una denuncia. I giovani non se la sentono di, cioè è troppo bello venire a dire bene, questi non fanno il loro lavoro, oppure perché non lo denunciate? Eh no, perché a fine mese ci dobbiamo arrivare. Certo, le bollette le paghiamo tutti, insomma. In questa maniera, però, ci dispiace dirlo, la situazione è disarmante. È disarmante. Fare un cane che si mordi. È disarmante, tu ti occupi spesso dei treni, fai benissimo. Non lo so, Emi, siamo proprio isolati, non gliene frega niente a nessuno, ma proprio non gliene frega niente. Poi vengono a fare questi spot elettorali ogni volta che ci sono le elezioni, mamma mia, guarda, è una cosa deprimente, e non si riesce a fare nulla, e continuiamo a essere isolati alle spalle dei cosentini, che hanno avuto già le loro possibilità, hanno avuto grandi uomini come Mancini, proprio recentemente è stato l'onorevole, è stato anche commemorato, erano delle grandissime, ci sono stati anche buoni politici nel nostro territorio, o meglio, in questo caso nella provincia di Cosenza, non tanto in Piana di Sibari, che forse ne abbiamo avuti pochi, però io ho solo 32 anni, non spetta nemmeno a me fare disamine di questo tipo, perché magari peccherei di presunzione, Emilio, anche perché ho poca esperienza per poterlo fare. Però sicuramente qualcosa che non va, cioè, è evidente. Un'azienda, per quanto piccola o grande, insomma, che ha sede legale a Corigliano, sta pagando la nominata di Corigliano? Me l'aspettavo questa domanda. Obbligatorio. Santa Tecla. No, non so, commissariato. Sì, e mi la sta pagando, ma lo vuoi sapere in che termini? La sta pagando, a parte negli ovvi termini di mancanza di miglioramento di quelle che sono le politiche territoriali, nel senso che non vengono attratti investimenti, ma sta pagando anche nei rapporti a vari livelli anche istituzionali con la regione Calabria, con la regione Lazio, con l'Artigian Cassa, che ora si occupa di gestire alcuni fondi per lo sviluppo, perché appena sentono parlare del CUNI, un'azienda situata nel comune di Corigliano Pavia, sono dolori. Se prima riuscivi ad avere un'autorizzazione in una settimana, ora ci vogliono forse 3-4 mesi. Ma perché pensano che tutti siano mafiosi? Perché hanno paura, perché dicono in comune commissariato, ma sai, ma aspettiamo, ma cerchiamo di ritardare, aspettiamo che qualcuno si assuma le responsabilità e che si venga ricostituito un'amministrazione efficiente, e probabilmente questo. Certo è che gli imprenditori buoni, che sono già stati vessati, continuano a pagare le conseguenze e le colpe per conto di qualcun altro. E perché ha ragione l'imprenditore che già sta mangiando tanto sale, e poi gli viene pure in testa di fare una pubblicazione come Pocket News, per esempio? Per questo motivo, tra l'altro, guarda, in anteprima, questa ad esempio è la copertina, non voglio fare una pubblicità, tanto si vede in giro, si vedrà in giro, la copertina del prossimo numero è questo. Perché lo abbiamo fatto? Qualcuno ha detto... Possiamo rivederla? Sì. Perché noi abbiamo i tempi... Siamo a Pasqua, quindi Pasqua a tutti. Perché? Qualcuno ha detto pure, però qui siamo abituati a Corigliano, comunque nei paesi del sud, che poi non è Corigliano, qualcuno ha detto le speculazioni, hanno preso fondi regionali. No, non abbiamo preso niente, ci stiamo rimettendo di tasca nostra per fare questo prodotto. Ma perché nasce questo prodotto? Questo prodotto nasce per diffondere in qualche modo umilmente, anche diffondere cultura tra i giovani. Noi che facciamo? Innanzitutto è una redazione di giovani professionisti, con la faccia pulita e senza scheletri nell'armadio. Punto secondo, cerchiamo di stimolare anche i giovani a partecipare anche alla vita associativa, diamo spazio alle associazioni del territorio, gli facciamo parlare, gli facciamo dire quali sono le loro istanze, ci sono giovani professionisti, ora stiamo collaborando con un architetto che devo dire è molto brava, che è Laura Perri, che propone di volta in volta, ha proposto un museo, ha proposto ora un piano colore che se ne parlerà sul prossimo numero. Ci sono iniziative interessanti, si parla degli aspetti storici monumentali del nostro territorio, del mettere in rete le risorse che noi abbiamo, perché poi le risorse noi le abbiamo, Emilio, però le risorse così prese singolarmente non servono a niente, bisogna mettere tutto in una rete. In questa rete bisogna offrire un pacchetto turistico, nonostante questo non è il mio settore, ma pare ovvio, è palese. Diciamo quindi che è una pubblicazione anche per parlare un po' in positivo. Un imprenditore che soffre in questa maniera, no? Sì, perché ogni tanto c'è pure qualcuno che si sfoga e si lamenta. Come ti sembra che l'informazione in generale, le varie postazioni, stiano seguendo in maniera adeguata il momento di crisi, o ci sia una voglia di...
volemose bene. Ma guarda, l'informazione, chi è l'informazione qui a Corigliano? Io l'informazione vedo tipo Sibari TV, la tua, e la tua non è certamente una che volemosi bene, anzi... Vabbè, me è una cosa piccola, sei poco simpatico. Vediamo le cose serie, vediamo... Sei un antipatico di tutto. Lascia stare noi, che siamo piccoli, vediamo quelli importanti. C'è Emilia Pisani, no, senza nome, insomma, in generale qualcosa si muove dal punto di vista dell'informazione. Del cioè, ma voi come impresa vi sentite raccontare? No, 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 assolutamente. Come mai? Per la prima volta mi sento raccontato grazie a te. Come mai? Però altrimenti, come mai non lo so, bisognerebbe chiederlo a chi si occupa di informazione seria. Io non sono un giornalista, noi lo facciamo per passione, però ci sono ragazzi competenti e ci sono anche giornalisti con noi. Io faccio altro, mi occupo di questa impresa, sono il procuratore di questa azienda, quindi non è che posso, anche perché rischierei di fare male sia alla gestione dell'impresa che il giornale stesso. È stata la mia, è stata l'iniziativa che ho promosso, cerco di coordinare. E mi, non lo so, non conviene, non conviene a qualcuno parlare di temi scomodi, che ne so. Mo chissà che diranno, se qualcuno avrà modo di guardare questa puntata che stiamo registrando, chissà che potranno dire, non lo so io. È scomodo, boh. Che devo... quando vi riunite a livello di, no, del tuo organismo provinciale, cosa dite di questo territorio? Guarda, va precisato una cosa, mo non è per piagioneria. Io dentro questo consiglio direttivo di Convindustria ci sono giovani veramente in gamba che stanno facendo proprio varie iniziative per l'accesso al credito per l'imprenditoria giovanile, quindi sono soddisfatto. E meglio ancora, nel meglio nostro ancora. Sistema diciamo che c'è un'alternanza di presidenza e di dirigenza del consiglio che dove vi è un'alternanza tra un rappresentante della piana imprenditoriale della piana di Sibari e uno di Cosenza. Ora è la volta di Paolo Filici, che è un gran bravo imprenditore, insomma, della zona tirrenica. Quindi giustamente poi si parla un po' di tutto, ma si finisce, diciamo, per parlare più in generale, anche perché ora come ora, quando le cose vanno male, qui cerchi di tirare i remi in barca e difenderti come puoi, non hai nemmeno quell'energia e quel tempo per poter attivare una fase propositiva. È difficile proporre. Voglio farti un accenno, e poi non dobbiamo essere noi imprenditori a proporre. Io voglio dire una cosa ai tanti giovani che si avvicinano alla politica. Quello che riguarda gli adulti, l'ho già detto, devono dare spazio a questi giovani, però molti di questi giovani la devono smettere di andare a fare le passerelle. Ci sta che tu mi organizzi il convegno su una figura autorevole della Repubblica Italiana, della storia di questa nazione, però è possibile che in tanti anni sti ragazzi non li ho visto promuovere un documento di sintesi dove dicono come sviluppare il turismo a Schiavonea? Ma ci sono le iniziative, ma facciamo detassazione per gli operatori del settore, che però devono essere obbligati ad assumere un certo numero di personale per garantire un servizio adeguato. Sono meccanismi, non sono difficili, anche perché qua si tratta di prendere un modello funzionante e di adattarlo alle... Gli imprenditori fanno così, gli imprenditori è difficile che si inventano qualcosa. Mi sembra di capire... Gli scienziati sono pochi. Mi sembra di capire che l'impresa indipendente non è molto contenta anche della nuova politica corigliana. Ma la nuova politica, perché c'è politica, c'è uno stato di commissariamento dove questi signori stanno cercando di fare l'ordinaria amministrazione. Però c'è un fiorire di movimenti della Madonna, parliamoci chiaro. Sì, ma che poi parlano di tutto, affrontano qualsiasi tematica. Io veramente faccio una richiesta a questi giovani, nel loro interesse, perché poi verranno sostenuti se loro fanno il loro dovere. Sedetevi a tavolino e anziché andare a fare le passarelle, perché ve le fanno fare, magari non è colpa vostra, ve le fanno fare, diciamo che ve le fanno fare, perché non lo buttate giù un programmino o di intenti, un'iniziativa? Ora ci stiamo affacciando per l'ennesima volta a questa stagione turistica estiva che per il nostro territorio sarebbe molto importante, e promuovetela qualcosa, una serie di iniziative, ma non tanto il gazebo, la mangiati con l'Uriel, non è questo, una programmazione di sviluppo, mettere in rete questi imprenditori, ad esempio i menu turistici a 10 euro, un sito internet di promozione dove si offrono pacchetti e si coinvolgono quegli imprenditori validi del settore turistico che hanno intenzione di aderire a un progetto di rete di impresa. Perché? Perché stiamo a fare passerelle? Non servono più le passerelle.
ne abbiamo le scatole piene delle passerelle. E tra l'altro dico anche a questi signori che se continuano a fare così non avranno il voto di nessuno, avranno solo il voto di loro stessi, o comunque saranno squalificati dai fatti. Per favore, vi invito, datevi da fare un pochettino, cercate di programmare qualcosa, lo so che è difficile, però se avete deciso di fare politica, siccome non l'ordina il medico, fate per questo. L'avete deciso voi, nessuno vi ha imposto di occuparvi di politica. Poi ci sono bravi ragazzi che lo fanno, guarda, i bravi ragazzi ci sono, non è che non ci sono. Devono avere il coraggio, secondo me, ora di assumersi delle responsabilità e anche di mettersi contro alcuni dirigenti di partito, secondo me, perché non possono stare sempre ovattati, protetti o comunque emarginati, che servono solamente quando c'è bisogno di alzare un gazebo e di andare a fare una passerella. E lo stesso dicasi delle associazioni del territorio che ci sono, associazioni dove poi alla fine emergono molte volte dei ragazzi che ancora a 25-26 anni la mattina si svegliano e devono chiedere alla madre di che colore devono essere i calzini che devono calzare. Ma anche voi associazioni, cercate di dare spazio a gente intraprendente, a gente anche magari scomoda, che dà fastidio, ma che è capace, propositiva, che ci sono i ragazzi capaci, propositivi, che hanno intenzione di fare. Diciamo che in politica a Fulvio Morrone piacerebbe non tanto responsabilità quanto libertà. Un'ultima domanda, torniamo a Bomba invece sull'impresa, e con questa ci lasciamo. Perché resistere? Perché resistere? È una bella domanda, Emilio. Francamente non lo so perché resistere. Perché resistere per salvare il salvabile? Perché resistere per salvare i nostri stipendi? Per salvare quel minimo di indotto che queste aziende danno al territorio? Per orgoglio, ecco, perché resistere? Per orgoglio, Emilio.